Trieste viene ricordata anche come la culla delle assicurazioni, legata al suo sviluppo emporiale, catalizzatore della straordinaria crescita della città che era parte integrante dell'impero austriaco. Tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento si assiste alla nascita di varie compagnie assicurative, operative solo nel ramo trasporti, dalla vita molto breve, 5 o 6 anni, le cui polizze, utilizzate con lievi modifiche su ispirazione anche dalla legislazione francese del codice commerciale napoleonico durante il breve periodo di occupazione, erano sul tipo veneziano del 1770 e sul tipo autoctono triestino dal 1814. Con la forte fase di crescita economica del XIX secolo vengono fondate quasi contemporaneamente quelle che si ricorderanno come le grandi compagnie di assicurazione. Nel 1826 viene fondato l'Adriatico Banco di Assicurazioni, attivo solo sulla piazza triestina, nel settore dei trasporti marittimi e del credito. Nel 1831 nascono le Assicurazioni Generali, come Imperial Regia Privilegiata Compagnia di Assicurazioni Generali Austro-Italiche. Nel 1833 il Lloyd degli Assicuratori. E nel 1838 la RAS, acronimo di Riunione Adriatica di Sicurtà, come compagnia controllata dall'Adriatico Banco, estendendo sia i rami di attività, incendio e trasporti di merci comunque viaggianti, sia l'area di azione in un'ottica europea ed internazionale. Lo sviluppo della RAS porterà poi nel 1862 ad incorporare la propria controllante, e a fine secolo creare una propria compagnia controllata col compito di operare nei rami infortuni e responsabilità civile, l'assicuratrice italiana. E la costruzione tra il 1913 e il 1914 dell'imponente palazzo che sarà la sede della compagnia. Nel 1856 le assicurazioni generali erano diventate la maggiore compagnia assicurativa dell'impero austriaco e nell'anno successivo furono quotate con la RAS alla Borsa di Trieste nel Palazzo Tergestero. Nella prima parte del XX secolo, quando Trieste entra nel Regno d'Italia, viene fondata un'altra compagnia di assicurazione nel 1923 con l'acronimo SASA, Società Anonima di Sicurtà fra Armatori, la SASA Assicurazioni Riassicurazioni S.P.A. I fondatori di questa compagnia erano i discendenti delle più importanti e solide famiglie di armatori di origine dalmata, fiumana, veneziana e quarnerina, che approdarono a Trieste già dalla prima metà del 1800. Nel 1938 la SASA viene acquisita dal gruppo IRI Finmare. Nel marzo 1936, per volontà di Ugo Irneri, con capitale sociale di 5.000 lire, raccolto tra parenti e amici, viene fondata la Società Cooperativa Anonima Sabauda di Assicurazioni, che inizialmente poteva operare soltanto a Trieste e in un unico ramo, quello dei vetri e cristalli, la cui prima sede fu al numero 4 di Piazza Tommaseo, uno dei luoghi che evocano la Trieste degli scrittori Joyce e Svevo. Le complesse vicissitudini personali dell'attività, della città e del paese legate alla Seconda Guerra Mondiale e al dopoguerra, porteranno al cambio del nome in Lloyd Adriatico, all'indomani del referendum istituzionale Monarchia-Repubblica del 1946. Con il processo di globalizzazione economica, iniziata dalla fine degli anni 70 e inizi anni 80 del XX secolo, che porterà alla nascita di grandi concentrazioni economico-finanziarie attraverso un processo di grandi fusioni societarie su ampia scala globale in tutto il mondo, note come conglomerati multinazionali, gran parte delle gloriose compagnie del XIX secolo di tutti i settori dell'economia, con i loro marchi, comprese le assicurazioni, hanno come destino o essere incorporate in entità economiche gigantesche, oppure divenire esse stesse il conglomerato multinazionale holding capogruppo controllante che incorpora le entità economiche più piccole. Molti marchi ultracentenari spariscono dal mercato. La RAS
secondo gruppo assicurativo italiano, nel 1987 viene venduta dal gruppo Pesenti in difficoltà alla tedesca Allianz, che ne acquisisce il controllo con la maggioranza assoluta delle azioni. Analoga sorte è riservata anche a Lloyd Adriatico, che viene acquisito nel 1995 dalla multinazionale tedesca di Monaco di Baviera. La Sasa nel 1990 viene privatizzata, venendo venduta a Cofiri. Nel 2001 viene acquistata dalla SAI e nel gennaio 2003 entra a far parte del gruppo assicurativo Fondiaria SAI in seguito alla fusione delle due compagnie assicurative. Il 31 dicembre 2008 la società cessa giuridicamente di esistere in seguito alla fusione per incorporazione in Milano Assicurazioni, divenendone una divisione. Le assicurazioni generali, da sempre primo gruppo assicurativo italiano, sono l'unica realtà italiana su scala mondiale ad essere una multinazionale che ha acquisito altri marchi assicurativi. Nel 1996 il gruppo Generali acquisisce l'INA Assicalia. Nel 2010 le assicurazioni generali, secondo la rivista Fortune 500, si sono posizionate al terzo posto in scala globale dopo AXA e Inge Group per volumi d'affari gestiti. Sul finire dei primi anni 2000, la RAS, Lloyd Adriatico e la Subalpina vengono fuse dalla controllante Allianz nel gruppo assicurativo Allianz Italia S.p.A., divenendone delle divisioni. A Trieste una sede operativa si trova in largo Ugo Irneri, nella ex sede del Lloyd Adriatico, essendo stata trasferita recentemente la sede legale a Milano. Il vecchio glorioso Palazzo Rast, Piazza della Repubblica, è stato venduto ad una nota catena alberghiera multinazionale.